Eccoci amici miei, live un po' strana stasera perché Marta fa un freeze un po' strano, quindi ho optato per andare avanti un po', una mezz'oretta, tre quarti d'ora con Horizon Forbidden West. Io il cavallo non ce l'ho. Impronte. Impronte leggere. Non Oseram, forse Karja. C'è una traccia che posso seguire con il focus. Vediamo. Allora, ha detto che c'è una traccia che si può seguire col focus. Talana, ho trovato qualcosa. Tracce che si allontanano dal campo di battaglia. Fammi strada. Non capisco. Perché Amadis si è spinto a ovest? Perché qui intorno c'è qualcos'altro? Mi sembra se ne avrò tutto bisogno, abbandonato. Lo troverò nella scorta. Ecco che va su di qui. Un Otaru? Che cosa ci fa qui? Che abbia visto Amadis? Chiediamoglielo. Non sono il tipico anti-Karja. Sono solo un vecchio spazzino, contento di avere compagnia. Mi chiamo Lel. Dovete esservi perse. In realtà stiamo cercando un cacciatore. È un Karja. Dovrebbe viaggiare da solo, con indosso abiti di un certo pregio. Sì, è stato qui. Era interessato al campo di battaglia. Curioso degli eventi del passato. Per sua fortuna, il vecchio Lel conosce tutte quelle storie. L'esercito dei Karja era finito tra le fauci dei Tenakt. I sopravvissuti furono portati a ovest dai Tenakt. E lui voleva sapere dove. Gli ho detto che sapevo di un posto chiamato l'Orrore. Che cos'è? Un carcere Tenakt. Oppure un cimitero Karja. Questo dipende dai punti di vista. E dove si trova? Più a ovest, in territorio Tenakt, ma questo non l'ha fermato. Una carovana Oseram in sosta al campo di battaglia era diretta da quella parte. Si è aggregato. Sono andati a ovest, verso il crinale. Grazie, Lel. Ora dobbiamo andare. Buona caccia là fuori. Andiamo a ovest verso il crinale, allora. Troviamo quella carovana e troveremo Amadis. Va avanti.
Sì, facciamo prima questa dello scavo, dai, mi piace lo scavo. Dov'è sto scavo? 1600 metri, wow, quanta roba. Dobbiamo farcela a piedi? Sì. Oh, il coso non c'è più. Andiamo a piedi, dai. Quando becco l'arma medica, quella che mi fa curare, la prendo. Così non riusciamo a rimanere sempre a secco. Eccola qua. Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Porca roba. Andiamo di corsa. Tipo c'è, mi sta seguendo. Chissà cosa c'è dentro lo scavo Tenact. Mamma mia. Ragazzi, guardate che scenario. Che scenario, incredibile. Incredibile, davvero. Oh! Cosa frusta. Un'altra cosa frusta. Sei calmo, cosa frusta che vado di qui. Questo mi serve un sacco a me. Madonna, che macchine, ragazzi. Che macchine. Wow, passare sotto questa bestia di robot gigantesco è incredibile. Che cosa c'è qua? Un tintore saprà cosa farsene. Fiore ceruleo. Oh, un bel falò. Partecipato un po' alla battaglia. Da quella parte. Se vado a casa degli altri faccio un casino. Qui, da questa parte! Ah, ma non sono nostri! Ah.
sensazione. Porca. Porca straniera. Inizia da... Tocca una freccia. Va già meglio. Metterò la tua testa su una lama. Adesso chi è quello lì che sta lanciando roba? Dov'è che sei? Tira fuori la testolina, dai. Immagino che la chiave apra quel forziere. Ok, quello è andato. No, le ho finite. Porca. Ah. Ah, questo era un campo loro. Non ci avevo mica fatto caso. Non ci avevo mica fatto caso, ragazzi. Allora, che cosa c'è qua oltre quello? Bene. Vedi che c'è qua dietro. Bravo, che c'era qualcuno. È vero, raga. I ribelli stanno dissotterrando i corruttori per farne moduli di override. Corruttori smantellati per ricavarne parti, pare. Bene, bene, bene. I ribelli stanno smantellando i corruttori. Pessimo segno. Le smantellano per i componenti. Sì. Sembrano piastrine identificative. Ho visto soldati Tenacte portarle, ma mai così tante. I ribelli le avranno strappate ai soldati che hanno ucciso. Per ora le terrò con me. Poi capirò cosa farmene. Senza un capo i ribelli se ne andranno da soli. Ma potrai eliminarli subito. Comunque qui ho finito. Cacchio.
usare le munizioni d'acido. Io direi di fare un leggero scapping da quello lì, che è veramente tosto. Non sono di certo... Mamma mia ragazzi, guardate quante macchine! È incredibile questo gioco. Allora, stavo portando anche contemporaneamente vicini miei Martyrs Dead, ma purtroppo oggi mi ha fatto uno scherzetto. Ne verrà fuori una buona tintura. Benvenuta, straniera. Somiglia alla salvatrice. Il sole ha veramente illuminato questa giornata. Rieccoti. Quelle macchine non ti avranno fatto del male, è vero? Non le ho ancora incontrate. Prima devo chiederti una cosa. Quindi le macchine vi hanno attaccati allo scavo? È stato orribile. Lo scavo sembrava placido come una brezza leggera. Ho visto un riflesso nell'acqua e sono entrato. Era il vassoio. Me ne sono così infatuato che non ho visto le macchine avvicinarsi. Direi che sono vivo per miracolo. C'ero anch'io. Per la verità avevi un bel vantaggio su di loro. La fai facile tu che te ne stavi bello lontano. Comunque sia, speravo che di questo se ne occupassero gli Oseram. Loro dovrebbero essere i migliori scavatori della conquista. Invece la sola cosa che fanno è blaterare di indennizi. Non se ne parla nemmeno se non si trovano manufatti per poter coprire le spese. Vabbè, hai ragione. Vado allora. Siamo sulla strada giusta, sicuro come il tramonto. Ci mancava questo. Una ragione per non muoverci da questo luogo desolato. Al piano! Arco da guerra acido. Eh sì, ragazzi. No, aspetta un secondo che... Allora, questo è tutto vendibile. Che è 400. Sì, andiamo venuto da qua. Ah, bello, lo scavo è questo.
interessante. Che mi ha travolto? Ho bisogno di più armi. Allora, uno è andato. La madonna, questa non l'avevo mai vista. Porca miseria. C'è proprio uno stronzo sto roba, eh? Ah, porca. Un altro.
il colpo di grazia. Ciao ragazzi, mitici. Ma questa bestia è uno stronzone. Che fa sto cavolo di lancia attacchi. Ed è una roba incredibile. Vabbè, ma sei anche scema, Cazzo, ti prende proprio sempre, dai, fatti prendere. Mamma che spalle trovo. Oh, porca loca. È morto, Porca miseria. Incredibile, Ecco, lo fate ammazzare o no? Amore.
ha dato una bella svegliata. Devono essere le macchine di cui parlavano Gendas e Rushad. Oh, ancora quelle lì. Ciao! Effie, che peccato per Marta. E adesso poi dovrò reinstallarlo, vedo un attimo di capire perché mi è stato un problema lì. Comincia questo qua lanciare i cazzi. Bastardo di macchina. Porca loca! Non l'avevo mica visto sto stronzo. Cacchismus. Mi ha spaventato, raga. Cazzo, c'è un'altra là di quelle di grosse. Li becco subito i punti. Porca loca. Ah. Cazzo. Dai. Ma porca puzzola. Dai, scappa, cazzona! Porca loca, muoviti! Lo prendo io!
Sto merda non mi fa mai vedere la faccia. Dai, dai, scema. Mamma mia. Sì, dove capire che ti arrivano le pietre addosso. Ma cazzo, Loi, anche te, su. Sembra che sia rimasto molto. Ma le rovine proseguono sott'acqua. Non posso immergermi in profondità, però. Non posso prenderli. Finirà nella scorta. Dovrai esplorare le rovine sommerse. Potrai trovare degli indizi. Ma se non riusciamo a immergerci per tanto tempo. Va via, ho fatto fuori tutti. Ecco, a livello di cure dovevano fare qualcosina in più, eh. Io ragazzi sto... facendo ore e ore e ore a... beh, a prenderli anche da questi qui. Ore a... prendo queste cazzo di roba. Se qui mi dice anche il cavallo, io non sapevo lì che la macchina se le moriva. Faccio. C'era un oggetto incastrato nella console sott'acqua, ma non ho fiato a sufficienza per tirarlo fuori. Cosa c'è? Qualcosa per il fiato?
Non si può. Ce la farò a andare giù. Come ci entro io? Scusa un attimo. Dai cazzo! Bloccato? Sapete che non lo so, non lo so, non lo so. Penso che devo potenziarmi a livello di nuoto, ragazzi, perché non, no, non ci siamo proprio qua. Ah, ho i piedi zuppi. Vado un attimo qui e andiamo a letto, perché sono veramente distrutto e... così. Guarda fiume. Dai, ho preso un po' tutto. Bello. Allora.
a difendere. Porca loca. Ah, bello, c'è un'altra cazzarola. Le macchine sono toste, ragazzi, in questo orario. Più tardi dalla scorta. Veramente toste, raga. Copriamo tutto, che qua. Proverò a usare il rampino su quella cosa nel muro. Potrei passare di là. Ho visto dopo che c'era il... Non c'è niente. Questo doveva essere un forte Karja. Fu abbandonato quando i Tenakt respinsero l'esercito Karja fino a Luce Arida. Diamo un'occhiata in giro. C'è molto legno marcio. Qualcosa di pesante potrebbe romperlo.
l'ho fatto. Vabbè, insomma, che ne forse per quello più caro, come è vado di lì. Facciamo saltare tutto. Porca loca. Secondo me bisogna andare. Un fiore di metallo. Non mi impediscono di capire, però. È una fatica sprecata. Vabbè, dai. Stai calma. No, allora, se cominciamo... Porco schifo, ma come hai fatto a saltare così? Ma come hai fatto a saltare così, Aloy? Ma perché sta incoglionita? Salta così. Questo lascerà il segno.
Oh, perché è il quadrato, non è il cerchio, cazzo, Marco. Ah, cazzo. È così proprio buttarsi, eh? Sembra roba dei Tenact. Niente di utile. Come faccio ad andare lì? Là il rampino non si tratta. Io non lo so a questo punto. Io so che perdo un sacco di tempo a fare queste cose. Alla fine mi conviene... conviene fare questa addirittura. C'è anche terreni di caccia, campi dei ribelli. Va bene ragazzi, dai, io vi saluto e mi raccomando di seguire Marco Dran Games su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, ma soprattutto YouTube e Twitch. Attivate la campanellina, mi piace e commentate. Ci vediamo domani, sono stanchissimo. Ciao, buonanotte a tutti.